tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, ciao, buongiorno, buongiorno. Ciao. Il metà settimana è stato superato, eh? Sì. Ormai siamo a metà, eh? E quindi? E allora? Si va a ballare. E certo, perché ballando si vive meglio. Prima si mangia però, perché noi ci troviamo qui all'Hotel Villa Rita dove si sta veramente alla grande. Hai un piatto favorito dello chef Moreno Jacoponi? Ma ce ne sono diversi, ce ne sono parecchi. Uno per esempio? Ma sai, io sono innamorato dei tortelli di zucca, per esempio, quindi quando ci sono nel menù i tortelli di zucca, tra l'altro il menù è ampissimo. È vero, ma la pasta è fatta poi tutta a mano da Moreno Jacoponi, sì, quindi è una cosa, ma ce ne sono tanti, particolare. Per esempio la polenta con il ragù, cioè, sì, fa tantissime cose, parlando di primi, se poi parliamo dei secondi, esagerato. Io ho il risotto al granchio invece, che è uno dei miei favoriti, al momento, perché sì, poi vario. Sì, sì, si è variato. Anche perché amici... Ma si può, qui da Moreno Jacoponi, torniamo seri, se tu ci vieni anche due volte alla settimana non trovi mai lo stesso menù, è vero, questa è vero, secondo è vero, me è una grande peculiarità per un ristorante, ma abbiamo Paolo Bertoli con questo con bel questi video, ballerini sulla spiaggia lì, questi molto qui sensuale, tagadà, un po' sensuale, sì, un po' latina, un Paolino po'... deve essere un tipo come te che ballare no, ma lui c'ha la fisarmonica e ride, ha un sorriso straordinario, è veramente un bravissimo fisarmonicista. La Barcadera. Vai. Paolo Bertoli, partiamo con la musica. Le donne amano, questa è una bella canzone dedicata alle donne, tra l'altro una canzone che abbiamo scritto insieme io e l'amico Gianni Coletti, e si chiama appunto Le donne amano. Piace molto alle donne e piace molto anche agli uomini, perché è vista soprattutto da un punto di vista maschile le donne, e quindi
è una cosa un po' particolare. Ascoltate bene il testo. Ascoltate bene il testo, perché sicuramente capirete meglio di cosa sto dicendo in questo momento, sennò la gente fa che cavolo sta a dire. E adesso lo capiranno. Le donne amano. Vai. Ti aspettano di notte e accettano qualsiasi tua bugia, sono quelle che in silenzio sanno piangere per non lasciar che tutto vada via. Le donne che ti offrono l'amore ai bordi delle strade di città, donne a cui la vita ha rubato gli affetti e la propria dignità. Le donne amano e sanno sempre cosa fare, piccole isole nel mare, sotto le stelle il cielo blu. Donne sognano il vero amore, non l'avventura. Le donne che non han paura di guardare in faccia la realtà. Una carezza, due parole, è solo questo che le servirà. Luciano Nelli. A proposito di Gianni Coletti, andiamo appunto a casa Giannina con Gianni e Nina a vedere che cosa stanno combinando a casa. Stanno stipulando Devo qualcosa. Dire che loro a casa, loro a casa sono proprio così. Noi ci siamo stati invitati tante volte a casa loro, intanto quella è casa loro, ma poi sono proprio così, cioè nella realtà sono proprio così, purtroppo per loro. No, la Nina non è vero che sta con i bigodini così, o è No, cioè, quando andiamo Gianni, noi è sempre Gianni molto elegante. No, sono troppo ganzi. E allora, ganzi vuol dire, in toscano vuol dire chi ci segue da fuori della Toscana, ganzo vuol dire giusto. E allora, casa Giannina. Gianni? Sì? Ma sei sempre al computer? E allora, vedrai. Ma ogni tanto vuoi ascoltare anche me? Ma io ti ascolto sempre, sono anni che ti ascolto. Sì, sì. Io quante volte ho detto di non lasciare pantaloni sopra il divano? Sì, hai ragione. Sì, hai ragione. E calzini sparsi da tutte le parti? E poi, la tavoletta del bagno, perché devi sempre lasciare abbassata? Devi alzarla. Sì, e non ci sta alzata, oh Nina. Tutte le volte devo star lì, con una mano la tengo alzata, con quell'altra, dai Nina, via, su. No, non sei possibile così, Gianni. Non mi ascolti, allora, che devo fare io? Allora facciamo un patto.
Facciamo un patto. Se tu riconosci che io ho ragione, io la smetto di darti il torto. Cioè, se io riconosco che tu hai ragione, la smetti di darmi torto? Sì. E che patto è, Nina, questo? È un bel patto. Insomma, alla fine hai sempre ragione te. Ah, certo. Boia. Andiamo a vedere che cosa è stato preparato per questo speciale Berlino per oggi. Vediamo un po', sono pilloline riprese dalla nostra serata grandiosa che abbiamo fatto ormai da 10 anni, il 28 di febbraio scorso. Premio Bacco Notte delle Stelle 2020, come la chiamano adesso in Italia. Abbiamo Alessandro ed Anna con la H aspirata, due cantanti strepitosi, pensate, due cantanti che hanno unito la loro, hanno fatto anche una colonna sonora della loro passione per la musica, perché lui è un cantante lirico e lei è una cantante jazz. Ma raccontatemi voi, Alessandro, il vostro incontro. Beh, è facile, ci siamo conosciuti in una serata come questa. Io, Anna apriva la serata, io dopo dovevo cantare. Bello! E poi niente, abbiamo deciso semplicemente di sposarci. Attenzione, amici, dagli artisti che sono qua stasera, perché qui nascono matrimoni, altro che Albano e Romina qua. Poi dopo il matrimonio, per passare un po' di tempo insieme, sempre in tournée differenti, abbiamo creato un progetto insieme in cui facciamo opera e jazz insieme con un mission, come dicono i tedeschi. Mission, bellissimo. Sì, un mission che fa molto Deutsch. Un'insalata mista. Brava, Anna, mi piace, mi piace. È come mangiare, diciamo, sempre un po' il salame col cioccolato. Uno dice, ma è una pazzia, però alla fine, ma non è così male. Ma capito? Per esempio, scusate Alessandro, una canzone allora che interpretate insieme per fare questo mission? Stasera, per esempio, io canterò Libiamo negli aerei calici. Anna canta mentre improvviso. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Faremo un... Avete capito? Qua. Sì, è quello che chiamano i moderni mashup. Cioè il mashup, esatto, lo conosciamo più forse all'americana, inglese, funziona, mette insieme due generi diversi, ma che la gente sembra apprezzare. Abbiamo quest'anno uscito il nostro CD, quindi siamo molto felici. Che bello, come si chiamerà il CD? Seasons of Love. Stagioni dell'amore. Che bello, e voi le avete vissute tutte o siete ancora alla primavera?
Siamo alla primavera. Vedete, da arrivare l'inverno, amici, perché con quello che succede qua altrimenti. Io vi faccio un grosso bocca al lupo e non vedo l'ora di ascoltarvi. Insomma, grazie. Quindi so che siete minuti. Anche seguiti da un make-up artist di eccezione, sì. Che adesso braccherò ed intervisterò per voi, amici di Ritonelli, perché abbiamo proprio bisogno di un, non di un bash-up, ma di un remake. Alessandro ed Anna, li ascolterete fra poco su Ritornelli, ma Notte delle Stelle. Grazie. E arriva Gabri De Luca con un repertorio straordinario, sì, che ci fa ascoltare in questo caso questo bel medley che inizia con Anna da dimenticare. Anna che mi dà un bacio in punta di piedi. Anna che piange sempre guardando un film. Vabbè, c'è lui. Vai, Gabriel. Anna che mente male, pure ci credi. Vabbè. Ok, Gabri De Luca, alla grande. Finita, come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi a modo mio, che questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. Questa
sciogliesse come fa la neve al sole, senza parole. Io quando sento la musica e quando vedo la Paola Fabiani mi viene un forte batticuore. Chissà perché. E che buona. Scusa, è vestita di rosso, insomma, è una bravissima cantante, speaker radiofonica, è per quello che ti batte forte il cuore. Ah, sì, o sì. Fa la cardiologa anche? No, perché io sappia, no, però fa battere il cuore forte. Forza Paola. Vai Paola Fabiani, alla grande. E ogni volta mi rimane il tuo sapore addosso. Mi fa male, fai quello che vuoi, nella mia vita vieni e vai, eppure sento che mi ami anche tu. Batti cuore, forte nel mio petto, batti e va. Batti cuore, prova ad ascoltarlo insieme a me. Fai parte già di me, anche fuori le lenzuola. Io vorrei mandarti via, ma so che non posso, perché vivi dentro me. Fai quello che vuoi, nella mia vita vieni e vai, eppure sento che mi ami anche tu. Batti cuore. Ciao a tutti, amici. Ci vediamo domani, mi raccomando, andate a ballare tutti i giorni, prenotate soprattutto per il weekend, perché così troverete i posti migliori, ci sono tanti bei locali, tanti bei posti che preparano delle belle cene anche per voi prima di ballare, insomma, andate a ballare, perché ballando si vive meglio. Ciao a tutti. Ciao. Da Luciano e Paola e da tutti i ritornelli, ci vediamo domani con Luciano Nelli. Wow! Quanti ritornelli